È respinto l'appello e pertanto riceve conferma la sentenza impugnata che ha condannato l'INPS a corrispondere al cittadino straniero i ratei arretrati dell'assegno mensile di invalidità civile, maturati nel corso del periodo limitatamente al quale egli era in possesso dell'ordinario permesso di soggiorno. Fermo restando che la norma invocata dall'INPS è stata dichiarata incostituzionale con sentenza numero 187 del 2010 e più di recente con sentenza 172 del 2012, e pertanto non più applicabile a far data dal 4 giugno 2010, comunque l'articolo 80, comma 19 della legge numero 388 del 2000 non avrebbe potuto avere sorte diversa per manifesto contrasto con il regolamento comunitario CE numero 859 del 2003. Tale regolamento non prevede dunque che lo straniero sia stabilmente residente in uno Stato dell'Unione e quindi in possesso di un documento che in Italia è denominato carta di soggiorno, ma soltanto che si trovi in una situazione di soggiorno legale nel medesimo Stato, situazione che è certamente attestata dal possesso del permesso di soggiorno, rilasciato solo agli stranieri che si trovino a titolo legittimo nel territorio dello Stato italiano.